Ciao a tutti e bentornati nella serie di Pokémon Marron Merda 2. Siamo nel secondo episodio e siamo arrivati a Dislessovle, mi riesce nemmeno a dirlo. Comunque, ci eravamo lasciati qua. Insomma, andiamo avanti. Allora, direi di andare subito nel centro Pokémon per curarci e eventualmente, se dovessimo morire, no? Fanno diventare una sorta di checkpoint. Vabbè, io lo chiamo comunque centro Pokémon, ma in realtà è bordello. E adesso dovremmo andare, cioè, almeno credo, se è come tutti i joy originali di Pokémon di questa versione, dovremmo andare alla palestra in cui si troverà Brock. Però non so chi ci sarà qui dentro, lo scopriremo insieme. Guardiamo un po', parliamo con lui, con occhialino. Ehi, hai tutte le carte in regola per fare grandi cose con le poche. Non sono allenatore, ma so come aiutarti a vincere. Esatto, non sei allenatore, quindi che ne riesci a tu fare il tuo lavoro e faccio il mio. Omino, quindi rinuncia ai miei consigli per... Sì. O meno male. Ok, allora, vediamo un po'. Sfidiamoli. Che cazzo è quel vecchio come capo palestra? Giurato? Cioè, almeno Luca ha giurato, vero? Vabbè, guardiamo. Leon cappeggista vuole perdere. Charmando, questo è nuovo. Ma cos'è? Una fusione fra Charmander e Charmeleon. Vai stronzo, dai. Dai. Dai che manca poco, eh. Però mi sa che dovremmo forse tornare al bordello, perché qua la vita è poca. Ok, Charmander è morto. Stronzo riceve 138 punti di esperienza. No, ce n'ha due, accidenti a me. Che cazzo è? Sand Clan. Cos'è? Misto fra Sandrush e l'omino dei Kukulus Clan. Sì, a quanto pare. Dai. Ma non mi leva una sega. Porca miseria. Trasformazione, proviamo. Anche perché con azione non levo veramente nulla. Andiamo in mosse, ciao. Vai, roccio scudo. Ragazzi, mi sa che qui si va a morire. E forse è meglio così. Che ci serva da lezione, perché bisogna un po' salire. Bisogna un po' fare qualche lotta e salire di livello, perché così siamo a dire poco imbarazzanti. Fra l'altro, con la trasformazione, come sapete, ho 5 pp per ogni mossa. Ho finito 6 grafiche. Turbo sabbia. Mi tocca andare avanti il roccio scudo. Per favore, Sand Clan, ammazzami, ti prego. Fammi morire. Dai, de. Dai, muoio, dai. No, non ci credo. Dai. Non c'è verso di morire. Dai, c'ho uno e basta di vita, dai. Ale, vai, sono morto. Cioè, Ale, insomma, perché non è che sei tanto contento. Però, come ho detto prima, che ci serve da lezione. Quindi, ragazzi, vabbè, ora va al bordello, no? Come sempre, rimette in vita il Pokémon. Io vado ad allenare un po' stronzo. E chiaramente non ve la faccio vedere, se no è una cosa veramente troppo lunga. E niente, e ci rivediamo poi dopo, quando crederò di essere in grado di poter competere con la palestra, ecco. Chiaramente, se dovesse succedere qualcosa a livello di mosse nuove o di evoluzioni, ve lo farò sapere. Via, a dopo. Tanto chi c'è? Aspettate, chi è? Bella Sprout, ma è sfatto. Ma cos'è? Vabbè, a dopo. Ragazzi, questo è un altro Pokémon che ho incontrato. Diciamo che merita sicuramente la presentazione. Neff. Perché? A livello 4, tra l'altro. Vabbè, ma vi faccio vedere il combattimento. Stavo pensando, no? Siccome ho visto, no, che tipo Sand Clan è di tipo... insomma, terra, roccia. E se non sbaglio, i terra, roccia sono deboli in confronto a, diciamo, all'erba. Ho detto, perché non provare a prendere Bellsprout? Quindi quasi potremmo catturare il nostro primo Pokémon. So che è livello 2 e va allenato, mi rendo conto. Allenerò anche lui un pochino. Presso! No, boia, peccato. Vediamo un po' ora.
Non lo posso indebolire perché pensa di ucciderlo. Ammazzarlo definitivamente. Cazzo di... Oh. Dai. Certo che Pokémon di merda. Pokémon, vabbè, tra virgolette. Dai, de... No, è impressionante. Oh, finalmente. Dopo aver consumato non so quante Pokéball, siamo riusciti a prendere bello Sprutal 2, fra l'altro. Cioè, cazzo, 2 miliardi di Pokéball per cosa, per un Pokémon livello 2? Se si può definire Pokémon. Allora, quindi va allenato un po'. E anche su questa sì, ci rivediamo dopo. Quando lo reputo abbastanza forte, si un tiro. Tornerò, via. Allora, riproviamoci, guardiamo un po'. Allora, ho fatto diventare Stronzar 15 e Bellsprout al 9. Fra l'altro Bellsprout mi ha imparato anche una mossa, beh, crescita, che sinceramente mi serve veramente a po' e punto. Stronzo niente, ripeto, sempre se dovessi imparare mosse, perché questo non lo so. E niente, vediamo un po' se magari adesso ce la possiamo fare. Intanto, bene, Stronzo che leva di più. Vai. Ale, e Charmander è morto velocemente. Allora, sì, mettiamo Bellsprout. Vai, guardiamo un po'. Fra l'altro, ve lo dico per far salire così, per far due lotte. Sono andato a sconfiggere Charlie. Chi era Charlie? Era quello lì che nei precedenti video, guardate quanto leva. Era quello che nei precedenti video nel bosco smerdato mi ha fatto perdere, ecco. Mi son vendicato. E andiamo, de super bello Sprout. Grandissimo. Giocante 19 è tantissimo. Bene, sarà livello 10. Fra l'altro credo che il bello Sprout servirà anche dopo. Addio, guarda quanto è salito. Guarda quanta esperienza soprattutto. Ale. Ora, un attimino, usiamo le pozioni. Sì, dai, fate per una pozione. Manca poco, boh, boia. Andate avanti e non consumate. 11 per catturare quel cane di Bellsprout. Vai. No, non è brutto lì. Vai. Chi è? Oh, buongiorno al pubblico maschile e al pubblico femminile. Anzi, al pubblico maschile femminile e poi quello femminile. Uno piacere, grande piacere, ospite, di avere ospite, nuovo sfidante. Che bello, Luca Giurato. Eh sì, è proprio Luca Giurato. Il giurato capolesta vuole perdere, speriamo. È il turno di dizionario. Di cos'è il dizionario? Che cazzo di Pokémon? Stordiraggio, addio. Boia. Oddio, è confuso. Bravo, stronzo. Ruggito. Oh, e andiamo ancora. Non è più confuso, bene così. Vai che si butta giù il dizionario, intro forza. Ma quante mosse c'ha? Meno male non mi ha levato nulla, vai. Ancora stordiraggio, proprio ora che stavo quasi per morire. Ai. No, stavolta no. C'è andata bene due volte, la terza basta. Va intro forza a regola, non ci dovrebbe dare nulla. Fatti uno e basta. Oi, oi, che palle, dai. Ora non si attacca più. E poi fra l'altro non riesco a capire che tipo di Pokémon è. Quell'altro Sandclan si vedeva che era di terra e roccia, insomma terra. Questo no, dizionario non si capisce. Vai, Ale, vai, ce l'abbiamo fatta. Zanichelli è andato a... Basta, sta zitto. Chi? Che cazzo è? Mudo Limerl. No, io non capisco cosa sia. Sassata. Oddio. Se è sassata, forse Bellsprout può darci una grossa mano. Che livello è però? 14 è alto, no? Vabbè, ci si prova.
Boia, canide. Vabbè, via, arrivederci. Porca merda, non mi ha nemmeno fatto attaccare una porta. Niente, che palle, pensavo di potercela fare, invece no, mi tocca allenarmi un po'. Un altro po'. Peccato, ci speravo. Sì, via, si è perso. Ma ancora una volta. Che palle. Se più la volta ho perso, di quello ho vinto. No, ragazzi, attenzione, si sta evolvendo stronzo. Chi diventa? Al 16, fra l'altro, eh. Cos'ha? Ma che cazzo è? Il tuo stronzo si è evoluto in Mr. Hankey. Mega pugno! Boh, sì, di prepotenza! È straforte Mega Pugno, fatemelo subito provare. Fatemi vedere chi c'è. Vabbè, ecco, bello Sprattar 2. Anche se non è molto efficace. Ammazza. Vabbè, buono, buono comunque. Via, fatemi le nampi no bello sprotto e poi ci si rivede alla palestra. Terzo ed ultimo tentativo. Stavolta sono molto fiducioso. Guardiamo un po'. Con Mr. Anke con Mega Pugno al 16 e bello sprotto all'11 sono molto fiducioso. Vediamo un po' cosa accadrà. Allora, ma ancora dizionario, stavolta si usa subito Mega Pugno. Si guarda se li può levare più d'azione. Vai, si incomincia bene. Ma si scherza? Perché fallisce? Dai, due volte di fila. Oh, finalmente, ti vedeva nulla. No, cazzo, la cosa l'ha levato. Ehi, sto di raggio. Non ci voleva sto di raggio, per nulla. Dai. E andiamo, dai. Sbang. Peccato. Speravo che non potesse ammazzare. Vado d'azione, tanto a regola. Dovremmo ammazzarlo se lo dovessimo attaccare, sì. E il dizionario va giù. Ale. Si mette subito Bellsprout, sperando che non venga ammazzato in mezzo secondo me prima. E sperando anche che possa essere efficace contro quello che non capisco ancora che sia. Per lo stride. Eh sì, è straforte. Ancora, vai, sta stata però non t'ammazza. Ti leva tanto ma non t'ammazza. Super bello Sprout. Ci fa conquistare a regola la prima medaglia. Fra l'altro sale di livello. Parentesi, per chi non avesse visto, bello Sprout all'11 ha imparato a Volgibotta. Ale. E là, addirittura al 13. Boh, avanti esperienza. Bene così. Grazie bello Sprout. E Luchino giurato, dacci la medaglia. Accipicchiare ai tempi della caduta del Mudo lì Merlino. Che non assistevo ad una cosa del genere. Forse Mudo lì Merlino era quello lì prima, il Pokémon. Boh, vabbè. Chiedo scudo. Che bello. MT39 ci dice cos'è? No. Pirla. Guarda, si controlla cos'è. Mentre stavo uscendo ho fatto in tempo a sentire con la coda del lotto i suoi deliri. Allora, ah ma no, non mi ha dato, non c'ho le medaglie. Vabbè, in realtà ho preso la medaglia, anche se non me l'ha detto. E va bene così. Allora, fatemi vedere cos'è MT. Alla porta MT. L'ha detto o non l'ha detto che ho preso la medaglia? Che se no ha senso. Comunque è roccio tomba, lo può imparare qualcuno? Non capace, non capace, niente. Usciamo. Andiamo al centro Pokémon e poi arriviamo alle conclusioni. Tra l'altro, volevo dirvi che probabilmente per voi questo video, non so,
quanto possa durare alla fine, perché chiaramente va tagliato, però vi posso garantirvi che sono arrivato alla bellezza di quasi 50 minuti di registrazione, perché può non sembrare, ma ci ho messo un po' tanto ad allenare Pokémon. Tra l'altro bello, sprociava frustata con 10 pippi e basta, quindi ogni volta che finivano, se volevo allenare, dovevo tornare indietro al centro Pokémon, insomma al bordello, per poter ridargli tutto, ecco, e riprendere anche la vita. Comunque ragazzi, detto questo, io direi di arrivare alle conclusioni. Mi metto qui di fronte al market. Dicevo, e arriverò alle conclusioni e ci vediamo nel prossimo episodio. Appunto andremo a scoprire, anzi vado un pochino più avanti, cosa ci sarà di qua, cosa ci si aspetterà. E niente, bene così. Comunque, cosa dire di questo episodio? Come da titolo, prima evoluzione, ovvero quella di Mr. Ankei, e prima medaglia contro la prima palestra, in cui il capo palestra era appunto Luca Giurato, il magico Luca Giurato. Vabbè, è stato comunque per me, poi non so quando, ripeto, non so quanto possa venire fuori alla fine, è stato comunque un lungo video, però alla fine finisco in maniera soddisfatta, sono contento, via, nonostante tutto. Detto questo, niente, arriviamo alle vere e proprie conclusioni, e allora vi dico di fare, se volete, queste tre cose, ovvero come sempre mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto non riesco a parlare, su questa serie qua, ovvero la serie di Pokémon Marron Merda 2. Via ragazzi, grazie per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo episodio, il terzo. Ciao.